Come ogni anno anche noi come cittadini vogliamo porgere il nostro augurio al primo cittadino, a Lorenzo, e quest'anno in modo particolare, proprio perché, come lui già annunciato, si conclude un percorso fatto insieme. Un percorso non sempre facile, ma che ha dato grandi risultati positivi, è quello che noi dobbiamo guardare e a quello ogni giorno dobbiamo guardare. Grazie Lorenzo per le tue fatiche, per la tua vicinanza a tutti e soprattutto ai bisogni di questa nostra comunità. L'augurio va a te, a tutti i tuoi collaboratori, e speriamo che chi verrà dopo possa raccogliere tutte le cose positive che in quest'anno insieme abbiamo costruito. Personalmente per me è stato un privilegio lavorare insieme con te. Grazie di tutto. Un'ultima parola prima di accendere la fiaccola. Vorrei far giungere l'augurio di Natale a Don Francesco, colonna di questa nostra comunità. E anche a Don Roberto, che sapete che da un paio di mesi è ammalato e quindi il nostro augurio deve arrivare anche a lui che sta a casa. E una cosa, ragazzi, avete costruito le fiaccole? Adesso rimboccatevi le maniche e cominciate a sporcarvi anche le mani per costruire abbadia. Ogni giorno, non soltanto una volta all'anno, ma ogni giorno con lo stesso coraggio e la stessa audacia che avete avuto in questi giorni. Grazie della vostra testimonianza e contiamo su di voi, perché abbiamo bisogno di voi. Queste tacce abbiano un nome, speranza, che accenda a tutti la speranza di un mondo nuovo, di un cuore nuovo e di un'era nuova, che accenda la piazza. Vai, grande. Faccio il campo.